Alla fiera amica, ma le prime giornate confermano il calo delle presenze tra compratori russi e dei paesi ex sovietici, principale mercato di riferimento per le calzature marchigiane, e dunque si cercano canali alternativi anche sfruttando le promettenti possibilità del web. Pierpaolo Rivalta. La moda non parla russo e le prime due giornate del MICAM lo stanno purtroppo confermando, con la minor presenza di compratori dall'est Europa. E forse non ha giovato lo spostamento delle date, per altri versi utile, ma con qualche coincidenza sfavorevole rispetto al calendario dei territori ex sovietici. Il calo dell'export è del 17% nel primo semestre verso un'area che è di riferimento per i produttori fermani e maceratesi. Eravamo perfettamente coscienti che dovevamo fronteggiare una situazione come questa. Vedo gli imprenditori tutto sommato che stanno raccogliendo, poi naturalmente ci deve essere, in una situazione come questa, ci sarà un maggior impegno nello spostarci noi per poter andare a raccogliere commesse in determinate aree, dalla stessa Russia alla Cina, a tutti i paesi asiatici. Si cerca di reagire in fiera anche con idee nuove, puntando sul web. Abbiamo un'applicazione che ci permette in qualunque parte in un attimo di individuare quali sono gli espositori, ma soprattutto abbiamo questi blogger che, come abbiamo visto anche appena arrivati, sono agguerritissimi e nell'arco di qualche minuto trasmettono quello che succede qui al MICAM, in tutte le parti del mondo, queste sensazioni e soprattutto la percezione di questo Made in Italy che qui veramente crea una situazione di festa e ancora una volta si riafferma sempre più.